Ogni giovedì alle 10.40 su Radio Base B-Money, rubrica finanziaria con esperti del settore. B-Money, in collaborazione con Banca Widiba, sede di Salerno. District Manager Enzo Bove. Buongiorno, buon giovedì, ben arrivati alla nostra rubrica finanziaria B-Money. Siete in compagnia di Terry Barbara Oliva come sempre e qui al mio fianco vedete già pronta la nostra consulente finanziaria di Banca Widiba, Maria Fiore. Buongiorno Maria. Buongiorno Teresa, buongiorno a tutti. Allora, siamo sempre e ritorniamo a noi nell'ambito patrimoniale perché sono già un po' di giovedì che ci stiamo occupando di questi aspetti e nello specifico quest'oggi, in questo appuntamento nell'universo della tutela patrimoniale, parleremo di passaggio generazionale di azienda. Ti chiedo Maria, perché? Per dei dati. Secondo le stime AIDAF, dell'Associazione Italiana delle Imprese Familiari, l'85% delle imprese italiane è di tipo familiare. Di queste solo il 30% ha dei passaggi che arrivano alla seconda generazione, dei passaggi di successo, e solo il 4% arriva alla quarta generazione. Ok, parliamo quindi, abbiamo aperto con i dati, ma perché ci interessano questi dati? Perché? Perché le imprese a conduzione familiare rappresentano il tessuto economico del nostro paese. L'85% delle imprese si traduce in circa 800.000 imprese familiari che danno lavoro a circa il 70% degli italiani. Quindi un passaggio generazionale pianificato garantisce una progressione, no, dell'azienda e riduce i contenziosi tra i eredi e ci consente così di farla progredire, crescere e continuare, no, a dare dei benefici al territorio in cui l'azienda opera, quindi dei posti di lavoro. Perfetto. Com'è possibile attuare un passaggio generazionale di un'impresa? Allora, innanzitutto è necessaria fiducia tra i familiari In coinvolti in primis. azienda, sì, e necessaria poi la volontà dell'imprenditore di trasferire la sua creatura ai figli. Il passaggio generazionale è un processo che richiede tempo e che va pianificato proprio a monte. È un lavoro di attenta valutazione prospettica, si va a fare una valutazione della famiglia, della proprietà, dell'impresa e va a coinvolgere aspetti non soltanto organizzativi, fiscali, giuridici, finanziari ed economici, ma anche aspetti psicologici e affettivi. Perfetto. Come lo possiamo innescare questo processo? Allora, ci sono alcuni strumenti utilizzati per gestirlo e tra questi troviamo il patto di famiglia. Bene, e di che si tratta? Sì, allora, il patto di famiglia è un contratto disciplinato dal codice civile con il quale l'imprenditore o il socio di una società possono trasferire in tutto o in parte ad uno o più discendenti, quindi ai figli o ai nipoti, l'azienda o le proprie quote sociali. In pratica, il patto di famiglia consente di anticipare la successione dell'imprenditore, permettendo il passaggio generazionale all'interno dell'impresa e sottraendolo a future dispute tra eredi. La possibilità di stipulare il patto di famiglia rappresenta quindi una eccezione al divieto dei patti successori, ovvero alla regola secondo cui non produce alcun effetto, non producono alcun effetto gli accordi che trasferiscono, che si riferiscono ai beni di una successione non ancora aperta. Quindi ci sono delle modalità precise per stipulare questo patto di famiglia, immagino. Sì, affinché sia valido e quindi non nullo, deve essere redatto da notaio, e devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimati se in quel momento si aprisse una successione del patrimonio dell'imprenditore. Inoltre, i discendenti assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni devono liquidare gli altri partecipanti al contratto con una somma di denaro corrispondente al valore delle rispettive quote di legittima. Per dirlo con maggiore semplicità, in sostanza si tratta di un anticipo
anticipo di eredità e i legittimatari che prendono parte al patto di successione rinunciano infatti a partecipare alla successione e alla divisione ereditaria sui beni formanti oggetto dell'azienda o delle quote sociali o sulle quote sociali. Questa caratteristica fa sì che il patto di famiglia costituisca una vera e propria eccezione all'azione di rinuncia, all'azione, scusami, di riduzione ex articolo 533 del codice civile, attraverso cui i legittimatari potrebbero agire in giudizio per ai fini di ottenere la reintegrazione del della quota di legittima nel caso in cui questa venisse compromessa da atti dispositivi del disponente. Okay. E a questo proposito ci sono poi anche degli aspetti fiscali particolari magari? Sì. Oltre a quelli più procedurali, costituiscono un elemento di favore anche gli aspetti fiscali. Infatti, con riferimento alla fiscalità, vi è un regime agevolato per i trasferimenti effettuati con il patto di famiglia a favore di discendenti che si impegnino a continuare a gestire l'attività d'impresa, ovvero a detenerne il controllo per almeno i 5 anni successivi ai trasferimenti. Più nel dettaglio, la legge italiana con riferimento ai trasferimenti effettuati tramite il patto di famiglia prevede a favore dei discendenti dei patti di famiglia e quindi dei trasferimenti effettuati in favore dei discendenti di aziende o rami d'aziende, di quote sociali e di azioni, prevede che non venga applicata l'imposta di successione e donazione. A questo si aggiunge il fatto che se l'azienda comprende poi dei beni immobili, il trasferimento è esente nello specifico anche dalle imposte ipotecarie e catastali. Che non è poco. Non è poco. A quanto poi detto finora si aggiunge anche una recente ordinanza della Corte di Cassazione, nello specifico la 29.500 del 24 dicembre del 2020, che ha reso ancora meno oneroso il trattamento fiscale del patto di famiglia. Infatti, secondo la Corte Suprema, la liquidazione della quota, che può avvenire in denaro o in natura, a favore dei soggetti non assegnatari nell'ambito di un patto di famiglia deve ricondursi comunque ad una donazione attuata sempre e comunque attraverso il disponente. Per questo motivo operano a seconda del grado di parentela le franchigie e le percentuali previsti per la successione. Quindi in parole più semplici, se si tratta di coniuge o i figli ci sarà l'esenzione di imposte fino a 1.000.000 euro con l'applicazione poi della aliquota del 4% per il valore eccedente il 1.000.000 euro. Tra l'altro per ciascun beneficiario non assegnatario. Se è beneficiario poi del trasferimento è una persona portatore di un handicap grave, l'imposta si applica a partire dal valore eccedente 1.500.000 euro e a prescindere dal grado di parentela tra i soggetti coinvolti. Quindi ci sono appunto questi aspetti fiscali, sono specifici, ecco, sì, come tutta questa normativa a riguardo, perché è molto delicata, lo dicevamo prima, di aprire insieme. Quindi in conclusione, ben si comprende che il patto di famiglia vada ovviamente programmato per tempo, perché è necessaria un'attenta pianificazione, e poi la legge impone la tutela degli eredi legittimi che rinunciano alla successione in azienda. Sì, perché appunto, come dicevo, sarà necessario comunque prevedere una somma di denaro. Esatto. Quindi l'impresa deve, l'azienda, l'imprenditore e gli altri devono organizzarsi. Esatto. Anche per questa somma di denaro. E proprio perché devono organizzarsi, devono farlo con la supervisione, l'aiuto sicuramente di un consulente finanziario. Sì. Perché sì, non è una questione da dirimere così in due battute. No. Si vede che è una disciplina molto specifica, molto delicata, sì, dove si va a mettere le mani con i guanti. In questo caso i guanti sono quelli di un professionista. Certo, sì, sì, proprio così. E quindi bisognerebbe rivolgersi a qualcuno che fa il tuo stesso mestiere. Nello specifico ci rivolgiamo a Maria, sì. Sì. Che è stata così gentile questa mattina da parlarci della tutela del patrimonio e di questo ramo specifico, che appunto è il passaggio generazionale aziendale, che spesso nei film oppure in tante serie TV che sì, andiamo a guardare è spesso oggetto e argomento, perché ruotano intorno a una situazione del genere le vite di famiglie che si intrecciano. Sì.
sì. E nell'azienda familiare la famiglia è l'azienda. Esatto. Di conseguenza, perciò dicevo, ha degli aspetti anche affettivi e psicologici. Molto forti. Da un lato c'è l'azienda che è appunto un bene, no? Da tutelare e da portare, ecco, avanti nel futuro. Dall'altro poi ci sono questi intrecci familiari, ma c'è anche poi soprattutto l'imprenditore, no? Che ha dato vita, perciò dicevo, parlavo della sua creatura, che comunque in qualche modo deve cominciare un attimino a staccarsi e a cederla a chi nel futuro la dirigerà. Perfetto, io ti ringrazio come sempre, ringrazio te e tutti i tuoi colleghi quando qui ci occupiamo con Bimoney di questa rubrica finanziaria, perché diamo tante idee a chi magari a volte tratta anche con leggerezza certe situazioni e poi dopo ne paga le conseguenze. Magari sapendo qualcosa in più ci si può sempre muovere per tempo e con l'aiuto di professionisti che ci aiutino appunto a intraprendere certe strade. Grazie a te, grazie a Maria Fiore, grazie a voi che ci avete ascoltati, vi do appuntamento a settimana prossima sempre con la nostra rubrica Bimoney. Ogni giovedì alle 10.40 su Radio Base Bimoney, rubrica finanziaria con esperti del settore. Bimoney, in collaborazione con Banca Widiba, sede di Salerno. District Manager Enzo Bove.